Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione global. Oggi sono qui finalmente dopo che vi avevo scritto nel post community che avevo trovato il nuovissimo Vegeta e vi avrei portato sicuramente uno showcase del team con Vegeta. Oggi siamo qui con un Planet Namek Saga abbastanza goliardico, mettiamolo in questo modo, perché abbiamo sicuramente un doppio Freezer che è il leader Planet Namek Saga che è uscito qui con questi KK. Naturalmente qua ho messo pure il filmino per i super di Planet Namek Saga. Però dobbiamo specificare che questo team, diciamo, di base non funziona tantissimo, perché tra di loro linkano ma nemmeno troppo. Qui state vedendo che Goku ha una 12 di fissa perché c'ho doppio buff in turno. Ma di base vi dico subito che questo team linka da fare schifo, in senso che non è che linka bene, linka proprio male. Qui se uno lancia uno special si scura di orb, mettiamolo in questo modo. Quindi, diciamo che questo team è più for fun da giocare, ho messo tutte le LRKK che sono uscite. Quindi lo gioco giusto for fun, però fidate che questo non è il miglior Planet Namek Saga. Anche perché il miglior Planet Namek Saga gioca i due Freezer in turnazione, mentre io in questo momento giocherò i due Freezer fuori turnazione, o almeno uno dei due. Perché una turnazione sarà Vegeta e Goku Int con il nuovo Goku Int, e l'altra turnazione sarà Krillin e Gohan con Freezer. Il resto barra piccolo, non lo so, sono indeciso se mettere piccolo in turnazione. Così che i due Freezer stanno a ruotare, perché se metti i due Freezer a ruotare voi vedete tutto tranne che i PG e le LR nuove. Io voglio farvi vedere le LR nuove. Comunque vi dico subito che le LRKK nuove, Goku e Freezer, sono full ability. Piccolo ability 3. Vabbè, Kid Buu full, ma Kid Buu l'ho messo giusto come buffer, perché sennò sai i problemi di chi sto team. Quindi non c'entra un cavolo con Planet Namek Saga, però fidate che il team avrebbe avuto molti problemi di chi. Quindi ho deciso di mettere Kid Buu per, diciamo, arrangiare. Krillin e Gohan, ability 2. Per non so se mia fortuna o sfiga, le ho trovate ability 2, come potete vedere. Avrei preferito trovare tipo un ability 1 per Vegeta, però purtroppo mi ha dato l'ability 2. Vi faccio vedere i link sia di Krillin che di Gohan, sono messi tra il 5 e il 6 più o meno. Stessa cosa per Vegeta, il resto hanno tutti i link al 10. Come vedete lui 6-7, più o meno sta un pochettino più avanti. Il resto tutti i personaggi hanno i link al 10, tranne piccolo che ci stavo finendo di lavorarci infatti. Però comunque come vedete i link sono belli alti. Allora qui abbiamo un turno con Krillin e Gohan, come vedete, come vi stavo dicendo prima, abbiamo problemi seri di chi. Se io metto un Freezer in turnazione purtroppo sto Goku esplode, quindi non riusciremo a vedere le LR nuove della Legendary KK. Anche se non sbaglio non vi ho portato nemmeno uno showcase di Freezer e Goku nuovo, quindi diciamo che facciamo un po' tutto insieme. Anche se vi ripeto, giocare Freezer fuori turnazione senza avere un linker buono fa sempre il suo, per carità, perché è pur sempre Freezer. Come vedete 5 milioni e 4 lo stesso per ricarica. Però giocandolo per secondo, quindi non ricevendo nemmeno l'attacco, e o giocandolo terzo perché lo metto fuori turnazione, e non avendo un buon linker, perde parecchio sto Freezer. Quindi ripeto, sto team è più for fun, non è il mio Planet Namek Saga che si può fare assolutamente. Però era per giocare tutte le LR dentro. Purtroppo queste LRKK non so il perché, ma non hanno il minimo senso di essere giocate. Oppure, ovvero, hanno senso di essere giocate in Planet Namek Saga, però con determinati team, cioè insieme non si possono giocare. Sta cosa non ha senso, perché se noi guardiamo l'anniversario con l'U7, tutte le LR che sono uscite per l'U7 si possono mettere tutte insieme e funzionano anche bene. Qui invece è tutto il contrario. Qui intanto abbiamo un'ottima durazione con Vegeta Int che è ability free, non so se ve l'ho fatto vedere. E abbiamo 130.000 def con un piccolo in turno, carino, per carità. Però naturalmente io mi aspettavo molto di più da sto Vegeta. Io non so voi le vostre aspettative per le Legendary Summon dei KK, però mi aspettavo molto di più dalle LRKK. Abbiamo visto l'anniversario, cosa, che bestie sono uscite. Giocano solo nell'U7, per carità, quelle LR, però sono LR con i controcoglioni, Golden 17 e 17 con tutto l'U7. Qui invece sono LR carine, per carità, sono buone, tutto quello che volete. Però non sono, diciamo, ai pari secondo me di quelle LR di giocabilità, diciamo, a livello di giocabilità. Quelle non qua 6 milioni e 2, comunque i suoi danni li fa, per carità. Purtroppo è ability free, quindi gli servirebbe il crit, perché senza crit sappiamo tutti che fa poco danno, mettiamolo in questo modo. Però comunque il suo lo dice. L'unico problema di sto Vegeta è attivare la revival, che mi piacerebbe tanto attivare. Purtroppo
è un po' un problema attivare la revival di sto Goku e Vegeta, visto che dobbiamo stare sotto il 29% degli HP. E stare sotto il 29% di HP vuol dire o morite male o avete veramente poca vita, e quindi avete un po' di sculo, mettiamolo in questo modo. Intanto qui abbiamo Krillin e Gohan, che abbiamo già l'active, che io tirerei subito. Se non sbaglio c'ho lo skip dell'animazione, esatto, non è un problema. Che cosa fa l'active? Semplicemente vi mette una 24 chi. Ecco. Sì, va bene. Ok. Però con la 24 chi vi ricordo che sto PG vi lancia un add di special garantito, mi pare. Altre probabilità di lanciare un add. Quindi ci sta, per carità, però è come Tarless STR, si dà il 24 chi, cioè i suoi buff quando ha la 24 chi, come vedete 6.6 milioni, comunque il danno lo fa, essendo ability 2, c'è un po' i link aumentati, non sono al 10, questo stava sui 7 milioni quasi, con i link al 10, quindi non male. Purtroppo, ripeto, il best linker non è sto Freezer, non è nessuno della Planet MX Saga, è Broly e Chilai. Uno starà chiedendo, perché Broly e Chilai best linker di Krillin e Gohan? E vorrei capirlo anche io. Sì, è il PG dove si scambia più link, a parte se stesso, naturalmente. Ok, grande Bandai comunque, che tu fai PG veramente alla cazzo di cane, devo dire la verità, perché non ha il minimo senso sta cosa, ma va bene. Dobbiamo doppia active, ah no, una sola, perché giustamente Goku è super. Abbiamo di difesa 100.000, come vedete sto Vegeta ha l'ability free, ha una difesa proprio di merda, ma 100.000 di difesa fa veramente cagare. Purtroppo questo è quello che ci dà il gioco, purtroppo. Quindi andiamo, abbiamo Goku che va benissimo, se mi fai un add, grazie mille, così lui si continua a buffare la difesa. Peccato, perché se queste lerie avessero messo, non lo so, un resist attack, un resist death, qualche meccanica particolare, non lo so, a parte Vegeta che ha il revival, ma come gliel'hanno messo il revival a sto Vegeta fa proprio cagare. Quindi è, diciamo che ha il revival ma come se non lo avesse. È veramente difficile attivare il suo revival. Addirittura per chi è stato in live lo abbiamo provato in un doppio Vegeta con full Cyberman dentro, per farvi capire come stavamo messi, che era veramente difficile attivarlo. Comunque qui io mi sa che terrò piccola intonazione con Krillin e Gohan, perché come potete vedere abbiamo dei seri problemi di chi. Qui facciamo in questo modo. Io attivo Whis per sicurezza, perché io non mi fido degli attacchi su piccolo. Là, se mi fa una special su piccolo sono morto. Facciamo in questo modo. E Freezer sperando che non lo shotti, perché Freezer se si impegna lo shotto. Quelli hanno anche evasione, quindi ben venga, mi raccomando, la special prendetela, perché giustamente se non siamo contenti, se la special non la prendete. 6 milioni col buffer. Purtroppo, ripeto, non avendo un best linker da giocare perde parecchio il personaggio. Però comunque, se si impegna, vi fanno i crit, vi fanno l'add, anche ad ability free hanno l'add, quindi non è un problema. Il crit purtroppo è sempre un problema, perché serve almeno ability 1, però come vedete io ho ability 2 e manco ha crittato, se è per questo. Però come vedete, di base sono carine le LR, sia Vegeta che Krillin e Gohan. Però, ripeto, nel Planet MX Saga, dove dovrebbero giocare benissimo, visto che la loro categoria sono tutti e due PG di Planet MX Saga, giocano di merda. Questa è una cosa un po' che mi sta sui coglioni, cioè, ma proprio pesante, perché non ha il minimo senso sta cosa. Intanto qui abbiamo 128.000 con il buff di Kid Buu. Continuiamo a buffare Goku, che schifo non fa. Se riesco ad attivare la revival in sta partita, veramente sono miracolato, perché l'ho detto, come vedete, scendiamo gli HP, sì, però qui rischiamo di esplodere, perché o moriamo oppure si attiva la revival. Un po' mi sta un po' sul cazzo, perché era un bel PG Vegeta, veramente figo, l'active è una cosa clamorosa, veramente bella, però purtroppo come potete capire, per attivarla ce ne vuole 6 milioni e mezzo col buffer, come vedete 6 milioni li supera, va anche ben oltre, però col buffer, senza buffer ho visto pure una donazione tipo arriva a 4,5, 5 milioni. Comunque è buono per essere ability free, però ripeto, ability free no crit è un po' me. Quindi abbiamo Krillin e Gohan che hanno 170.000 di def, non male veramente. Io farei così, facciamo così e facciamo così. Non dovrei morire, anzi spero di prendermi una special su... Ok, basta che non mi toglie il mio 300.000, mi toglie? 300.000, vabbè, io oramai ho i danni... settati per forza, li conosco a memoria questi eventi. 5 milioni e 8, vedi, si aggira sui 6 milioni quasi col buffer in turno.
avesse il best link, arriverebbe pure sui 7 milioni. Già l'ho provato con Broly e Chilai. Purtroppo, cioè, tipo dovrei mettere Broly e Chilai qua, invece che ne so, di piccolo, giusto per avere un best linker con sti Green e Gon. Non lo fate, non lo fate, è completamente sprecato. Però erano veramente belle LR. Mi dispiace che ne hanno, diciamo tra virgolette, shaftate, perché non sono shaftate, sono belle LR, però hanno un bel po' di problemi. Ne avessero fatte come quelle dell'Ufette, che ne so, che giocavano bene solo in Planeta Mexaga, per me andava benissimo. Almeno avevano un team dove giocavano bene. Quando giocano in più team, però un po' è un po', capito? Non è perfetto. Qui intanto abbiamo un altro bel turno con, vabbè, sto turno esplode male coso Goku, perché c'è quel Freezer alla fine lì incazzato come non mai. Facciamo così. L'ho detto, se riesco a settare la revival ben venga, purtroppo non, o mi fa troppi pochi danni o troppi danni. Quindi se mi dovesse fare una special su sto Goku lo apprezzerei. Veramente lo apprezzerei, perché mi toglierebbe tipo sui 100.000, credo, massimo. Se me lo fa su Vegeta sono morto. Molto semplice come discorso. 3 milioni. Ok, ok, grazie Goku, grazie. Ti aspetto dopo che ha fatto pure la 12 chi. Grazie. No, Goku, no! Perché ti sei attivato il 5 di evasione? Sei uno scammer. Come vedete qua, infatti, 5 milioni e mezzo, no buffer. No, scam Goku. Mi ha scammato. Doveva prendere quella special, attivavamo la revival. Eravamo settati per la revival. E invece no, mi hanno scammato proprio. Qui intanto Freezer si scatena. Tipo fa, yare Freezer! E poi fa, ah! Vabbè, purtroppo, ripeto, il leader di sta category è sbroccato come non mai. Per questo è difficile anche giocare la category, perché tu vedi principalmente il leader più che il resto del team. Intanto qua abbiamo l'attimo, la trasformazione, diamola tra tante virgolette. Infatti dopo che lanciano tipo, non mi ricordo, 4 o 6 special, mi pare, 6 attacchi, parte sta sorta di trasformazione che comunque possono riattivare l'active, almeno quella. Possono riattivare l'active, così si danno di lui 24 chi. Mo ce la guardiamo, ma giusto per, non per altro. Dov'è? Skippiamo, ve la faccio giusto vedere per ride. Ma cambia solo che loro adesso c'hanno i costumi qua, c'hanno le tute. Prima c'avevano i vestiti e adesso c'hanno la tuta da combattimento. E loro che poi hanno un po' di mal di stomaco, per il resto tutto a posto. Come vedete, a livello di stats è aumentato leggermente. No, ho sbagliato. Che comunque schifo non fa. Comunque sta cosa che si può riattivare la seconda volta è come se fosse entrato un secondo personaggio, diciamo. Quindi ha la stessa active, però è come se fosse rientrato in battaglia. Che comunque è buona come cosa. Io qui attivo Whis perché vorrei cercare di rimanere basso di HP per attivare la revival di quello schifo. Riusciranno i nostri eroi a farlo? Chi lo so. Facciamo così. Prendo un bel po' di mazzate se prendo la special sul personaggio sbagliato, già ve lo dico. Tipo la special su piccolo sarebbe top come cosa. Intanto qua abbiamo 7 milioni e 2, come vedete, post trasformazione, 4 milioni e mezzo di 12. Caricano un bel po', c'ho pure Kid Buu in turno, per carità. Però Kid Buu attualmente è in un 30%, non è in un 50%. Ok, special su Krillin e Gohan con Whis? Non lo so. 150? 112, va benissimo. Non so se sto sotto il 30%, cosa molto difficile da capire. Però mi sa che il pugno su Kid Buu mi fa scendere sotto il 30%. Quindi mi sa che attivo pure la revival miracolato, come vi ho detto, veramente miracolato. Ok, sì, il pugno su Kid Buu mi dovrebbe dare tipo 50k, 100 massimo. Vediamo. Bravo Kid Buu, fortissimo con l'AD. Ok, 72, più o meno stiamo là. Ok, abbiamo la revival attivo. Io non gli avrei dato un euro a sta revival, come l'abbiamo settata, veramente non gli avrei dato un euro. Però abbiamo la revival, quindi io direi di non mettere, no, lo skip di animazione non dovrebbe essere contato, cioè me lo fa vedere la revival. Quindi noi facciamo così, dovremmo morire, perché non ha più difese lui, 45.000, perché non so se lo sapete, ma quando scendete sotto tot HP si toglie il, perde il buff alla difesa. Sì, quindi praticamente vi dice, ok, siete riusciti a settare la revival, adesso moriamo. Dice proprio moriamo. Quindi noi facciamo così, cerchiamo di non shottarlo, anzi di farci shottare. Facciamo così. Cavolo, vado in Dokkan, mannaccia la miseria. Non tirare il Dokkan. Uccidimi prima, Goku. Vai, vai, bravo, bravo, bravo. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Adesso sentiamo.
discussione che te mangio. Va bene, comunque ne valsa la pena attivare la live perché è veramente molto figa. E qui io posso dire che possiamo anche concludere lo showcase. Metto Freeze in durazione che mi sono rotto il cazzo. Ma video tipo mi sono rotto, che qui fanno tutti schifo. Freeze, fagliete un po' chi comanda qua in mezzo, ma fagliete un po' chi comanda. Come vedete la rivalda fighissima, però per attivarla dovete sculare come non so cosa. Per fortuna sono riuscito a calcolare bene i danni, tutto quello che volete. E qui Freeze mo dice vaffanculo Goku, sì fammi tutte le specie che vuoi. Ma fai quello che vuoi, ma fammene pure 4, 5, 6, fai tutto quello che vuoi. Vai, sì, 400.000, mi piace. A posto, è stato un onore, carissimo Goku. Ci vediamo alla prossima. Vedete, il team è carino da giocare, però non è la miglior versione di Planeta Mech Saga. La miglior versione di Planeta Mech Saga gioca doppio Freezer in turnazione. E quello le aveva tutte e due fuori turnazione. Come vedete non si è caricato nemmeno più di tanto. Ha un linker di merda sto Freezer, poverino. Allora guarda, se non lo shot abbiamo il turno dopo vediamo Goku. Io ho mai visto Goku giocare, l'ho visto solo trasformare. Quindi avremo qualcosa. Sì, mi sa che lo vediamo. Perché non ce la faccio a shottarlo bene. Vediamo anche Goku che non ho mai giocato. Sono riuscito solo a far trasformare, poi sono morto perché giustamente giocavo full Cyberman. Quindi capite bene che fino a un certo punto potevo reggere. Però adesso lo vediamo pure con Goku Int. Intanto qui 4 milioni e 6. Erano sui, secondo me superava pure i 7 milioni qua, non vorrei dire. Perché prima ha caricato in 12 kg 4 milioni e mezzo con l'ad che ha fatto. Però aveva caricato 7,2 in 24. Ok, non l'abbiamo shottato, meglio così, guarda, meglio così. Prima pure full video e adesso abbiamo la durazione con Goku. Non ci credo, signori, mai giocato in vita mia, la prima volta che lo gioco. E allora qua abbiamo 160.000 def, vabbè, Goku con mezzo milione di def, GG. Abbiamo Kid Buu che è attivo, quindi vediamo una bella 18 kg con questo Goku. Vediamo un pochettino. Io non mi fido, quindi utilizzerò anche Snake. Perché se mi dovesse fare una special, non mi fa troppo danno perché sono int, però comunque fa male. Facciamo così e facciamo così. Il problema è quel Kid Buu pure alla fine. Vediamo quanti danni fa con Kid Buu in turno. Vediamo un po'. 7 milioni e 7. Che comunque non è in 20, in 24 erano più di 8 milioni qua. Che comunque devo dire, per essere una 18 kg di un personaggio ability free, come vedete, fa un male dire poco. Veramente tanto tanta roba. Poi sto Goku dice vabbè tu ti devi trasformare per farti danni. Io pure se non mi trasformo sono Gesù Cristo. Ed è in 17 kg. Così è stato in 24. Vabbè signor Goku. Signor Goku, si calmi signor Goku. Si calmi. Vabbè come avete visto pure Goku non gli avrei dato un euro. In Staran vede Goku. Comunque bel personaggio. Io preferisco molto di più Goku rispetto a Vegeta. Anche se l'animazione non è che mi fanno impazzire. Rispetto a dell'era di KK Dokkan Festival preferisco rispetto a quelle Legendary. Però naturalmente sicuramente non fanno schifo. Però ripeto, apprezzo di più quelle Dokkan Festival che le Legendary Summon. Quindi signori, questo è stato lo showcase del Planet Mech Saga con tutte le LRKK all'interno. E ripeto, è un team più for fun che è sempre giocabile, per carità, che vabbè, su Docker è tutto giocabile, se basta che ha un minimo di senso il team fate qualsiasi cosa, visto che non è difficilissimo, però comunque il team è carino, simpatico. Ripeto, devo giocare per forza Kid Buu, visto che ho problemi di chi sto team, ma pesanti, quindi almeno c'ho Kid Buu che mi dà quel kill più 2 ogni tanto, che comunque schifo non fa. Quindi, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti se vorreste vedere altri showcase nello specifico. Non so, qualche team più simpatico, goliardico. Pure che ne so, il Planet Mech Saga completo, perché non ve l'ho portato. Quindi un Planet Mech Saga fatto per bene e non così goliardico, mettiamolo in questo modo. Quindi, signori, se vi è piaciuto potete lasciare un like, iscrivervi al canale e noi quindi ci vediamo al prossimo video.